Ciao a tutti e bentornati su Albino in Giappone. Quest'oggi andiamo a vedere che cosa fanno gli NPC nei giochi. Per chi non sa che sono gli NPC, sono quei pupazzetti che vedete in giro che non sanno cosa fare, tu ci belli, ci parli, ma non li puoi telecomandare, ecco. Se vi interessa questo tipo di argomento, ci vediamo dopo la sigla. Allora, eccoci qui. Oggi andiamo a vedere come funzionano gli NPC. Io sono un programmatore di videogiochi in Giappone, se è la prima volta che ti approcci al mio canale, quindi se ti interessa questo tipo di argomento, metti un mi piace su. Dai, mi piace, piccolino, mi piace, poi se non ti piace va bene comunque. Comunque, andiamo subito in Unreal e vediamo un attimino come funzionano gli NPC. È un progetto base spiccio 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 spiccio, ma comunque penso che renda più o meno l'idea di come funziona una cosa un pochino più complessa. Questa è proprio una cosa così buttata, campata all'aria, fatta così tanto per farvi vedere. Ecco, fatta per farvi vedere. Andiamo subito a vedere insieme. Allora, carissimi, siamo su Unreal. Questo è il progettino, questo è l'omino Michelin tutto blu e qui giù ci dovrebbe stare un bel NPC. Questa è una scena tutta fatta da me, ma tutta per testare, per farvi vedere un pochino come funziona, quindi non ci state da tanto peso. Anzi, questa era già una cosa di default che veniva con il Locomotion System, che è questo sistema di movimento del personaggio che è molto molto fluido, molto molto bello. E di test, qualche muro ci ho aggiunto io, però vabbè, lasciamo sta così. Giusto per farvi vedere come funzionano gli NPC, che sarebbe questo qui rosso. Adesso, come funziona? Vedete, lui ha tre anelli, ma noi ne abbiamo attivati solo due, quello verde e quello giallo. Quello verde è il visivo, il campo visivo. Ovviamente, se stai dietro a un muro non ti vede. Mentre quello giallo è l'audio, quello uditivo. Quindi, ovviamente, pure se sei dietro a un muro e ti muovi, lui ti vede, a meno che poi non fai determinate cose, che attutisci decibel, se stai dietro a un muro, se fai. Poi fa tante cose, volendo si può fare tutto. Ok? Quindi questo qui adesso l'avevo fatto perché sto progettino è molto vecchio, me l'ho fatto giusto per smanettarci un pochino con Unreal, perché purtroppo per lavoro lo tocco pochissimo, quindi se non ci smanetto da me non me lo fa nessuno. Vedete, adesso lui ci aveva visto, ok? Ovviamente ci ha visto e ci ha ignorato, perché se non ricordo male avevo messo che dopo tot lui non ci seguiva, se non ci vedeva proprio, dice eccolo, eccolo è lui. Ci ha visto, rimane lì memorizzato come vedete, questo è per debug. E adesso vi faccio vedere come. Qui non ci vede perché siamo dietro, però appena entro nel suo campo uditivo, eccolo qui che si è girato, vedete? E adesso ci comincia a seguire, noi scappiamo. Ma ovviamente io non avevo implementato il fatto di fargli dimenticare di seguirmi o lasciarmi stare se non mi ci aveva più nel suo campo visivo. Però vabbè, quelle sono cose che si possono fare. Come vedete, lui continua a vederci, ci ha triggerato, ormai non ci lascerà più, verrà con noi anche nella tomba. Ti porterò nella tomba con me. Non gli posso menare, ma vabbè. E quindi ecco svelato come funziona l'arcano. Questa mesh verde che vedete che compare sotto è praticamente la navi mesh, che sarebbe la navigazione dell'NPC. Quindi lui ovviamente, prima che fai tutto il livello, mappi tutta la mappa con le zone percorribili e non. Quindi gli NPC si possono spostare random, fate voi, insomma, quello diciamo si decide quando lo programmi l'NPC in quei punti e in quei punti no. Quindi quando vedete un NPC non va in un punto perché sicuramente quel punto sulla mappa non è stato mappato per essere percorribile dall'NPC. Quindi se trovate qua zona morta avete fatto il trucchetto, avete proprio glitchato il gioco. Quindi niente, questo come funzionano. Ovviamente ci sono tante opzioni che puoi attivare con Unreal. Questa è una versione un pochino vecchia, se non erro, tipo il 4.7, una cosa del genere. Quindi non era 4.0,
4.27, boh, non mi ricordo. Comunque non era quella nuova, diciamo che sono andato un attimino avanti da questa versione qui. Se però vi interessa questo tipo di video, fatemelo sapere con i commenti, perché continuerò a farne, a spiegarvi un attimino come funzionano i giochi dietro le quinte, se vi interessa. Se no, ci stanno tanti altri canali, Comunque, e niente, questo qui, questo è Locomotion System, come potete vedere. Se volete sapere di che cosa si tratta, ci farei un altro video, se volete sapere. Se non lo volete sapere, non lo sapeste. Vedete che carino, vedete? E niente, questo è completamente programmabile. Le animazioni sono molto carine. Ovviamente possono essere sistemate, sì. Devono essere sistemate per fare un gioco, sì. Però diciamo il sistema di base, anche questo qui, è molto bello, molto molto bello. Come vedete c'è anche la corsa. E mi sembra che... Dite che... Allora, volete sapere che succede se ce ne andiamo dietro di fuori alla mappa? Di sotto. Con questa chiudiamo il video. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti. Ciao!